Buongiorno, adesso mi sono lavata la faccia quindi riesco a dialogare perché prima di fare ciò io non connetto col cervello. È martedì, che martedì è oggi? Martedì 5 aprile credo, sì, sono le 9:05, mi sono alzata alle 8:45, solo che mi sono messa a perdere tempo come sempre. A parte che ho una faccia tipo gonfissima con due borse fino a terra perché niente, ieri non mi riuscivo a addormentare, quindi ho dormito tipo 5 ore e mezza come sempre. Oggi è una giornata super frenetica, perciò ho deciso di portarvi con me perché non è la solita giornata in casa a studiare. Tra una settimana c'è il mio esame, che è esattamente una settimana perché è martedì prossimo, e mi sto un po' cagando sotto perché l'esame doveva essere il 20. E lui ha detto, se qualcuno vuole venire prima, ditemelo. Allora mi è suonato un campanellino nella testa e ha detto, ma veramente ti vuoi fare tutta Pasqua con l'ansia per questo esame? Il primo giorno appunto che finisco le vacanze devi andare lì a farlo? No. Quindi ho detto, proviamo a farlo prima. Se l'avessi saputo un po' prima mi sarei magari preparata con meno ansia. Quindi ma vediamo che ne uscirà. Auguro di sì, perché sinceramente sarebbe un bel traguardo. Praticamente che cos'è questo esame? Ve l'ho spiegato mille volte su Instagram, quindi seguitemi su Instagram così divento meno ripetitiva. Praticamente il mio professore di biochimica, mi sa che ve l'ho spiegato anche nel vlog precedente. Comunque, il professore di biochimica appunto ha deciso di fare una prova intercorso. Di solito le prove intercorso sono scritte, mentre lui ha deciso di fare due orali. Quindi uno che si fa adesso e si porta il programma che abbiamo fatto da settembre ad aprile e uno a giugno che si porta invece il programma che si fa da fine aprile, quando torniamo appunto dalle vacanze di Pasqua, fino a giugno. Così ci divide gli argomenti e facciamo due orali, il che da una parte è un po' più scomodo perché devi fare due orali, però dall'altra è più comodo perché così dividi il programma. Una forma dei capelli alquanto imbarazzante, ma non ho intenzione di piastrarli perché le sto piastrando praticamente una volta alla settimana e io prima non li piastravo quasi mai, se non appunto, non so, il sabato sera, quindi niente. Non faccio il coso ai boccoli perché ho deciso di farlo domani, dato che purtroppo domani devo già rilavarmi i capelli perché appunto vado in palestra. Ieri sono andata a tennis e sono davvero felicissima perché non mi ero resa conto effettivamente di quanto mi mancasse questo sport. Pratico il tennis da quando ho tipo 5 anni, quindi assieme a lui c'è sempre stato praticamente lo sport della mia vita che cioè, che mi risulta facile perché so la tecnica da quando sono piccola. E non ci andavo da 2-3 anni, in primis per il problema del Covid, perché prima tennis non si poteva proprio fare. Poi perché appunto all'università quindi non mi riesco a regolare, quindi ho scelto la palestra e quindi niente. Invece ieri ci sono tornato, ho deciso che andrò ogni lunedì a fare tennis e ogni mercoledì in palestra. Ora però mi devo muovere perché c'ho un sacco di cose da fare, quindi corro a vestirmi e mentre mi trucco vi racconto che cosa devo fare oggi. Tra l'altro qui c'è un topolino che non ha nessuna voglia di svegliarsi, come ogni mattina, stormi una dormigliona, dormirebbe fino a luna senza problemi. Ok, mi sono vestita. Adesso vado a darmi una sistematina almeno per levare queste occhiaie che scendono fino a terra. Comunque, che cosa devo fare oggi? Oggi devo fare un sacco di roba, infatti arriverò penso stremata stasera. Metto un sacco di correttore perché ne ho bisogno. Lì come sempre stormi inizia a stiracchiarsi. Allora, che cosa devo fare? Cioè, adesso devo prepararmi di corsa. Perché devo portare Stormy giù a fare la passeggiata, quindi a fare i bisognini. E devo andare anche all'UPS a spedire un pacco di Vinted. Guardo lì non perché sono strabica, ma perché c'è lo specchio. Andare all'UPS appunto a spedire un pacco Vinted. E appunto porto Stormy giù. Dopodiché devo tornare a casa in fretta e furia, prendere lo zaino e andare appunto all'università. Tra l'altro oggi dramma all'università perché praticamente stanno ristrutturando le nostre aule e di conseguenza devo capire un attimo in che aula devo andare perché la mia università, io faccio l'università Unisa a Fisciano, è veramente molto grande, quindi non so dove devo andare, non so per niente orientarmi perché è veramente immensa. Semplicemente da quando siamo tornati in presenza ho capito solo dove devo andare e basta. Non me la sono neanche particolarmente girata, a differenza dei miei compagni, perché avendo l'auto io finisco le lezioni e me ne vado a casa. Capire anche dove diamine devo andare, perché prima andavo a F1, adesso devo andare a S1, che è vicino ingegneria, cioè non sto capendo niente, non capisco neanche dove devo parcheggiare, quindi pregate per me che io capisca dove diamine andare. Prima di andare a Fisciano devo anche accompagnare mia mamma
all'IKEA, perché l'IKEA è vicino all'università e devo lasciarla lì e poi quando finisco di appunto seguire devo andarla a riprendere. Dopodiché devo tornare a casa, devo parcheggiare la macchina nel garage e poi devo andare a casa di nonna in fretta e furia e vado a mangiare da lei perché appunto come vi ho spiegato, guardate questa come vi ho spiegato appunto ho l'appuntamento settimanale con lei di martedì. Mangio la nonna, in mezz'ora devo mangiare, alle 14 meno 5 meno 10 devo scendere a casa di nonna e devo tornare a casa perché ho una riunione con la mia agenzia di YouTube, di conseguenza appunto ce l'ho per 3 ore, devo fare questa riunione, questo meeting, questa call, insomma, come diamine la vogliamo chiamare, dalle 14 fino alle 17. Quindi sono ben 3 ore e di conseguenza devo correre da casa di nonna e tornare qua. Voi potreste dire, ma perché non vai l'altro giorno a mangiare la tua nonna? Perché tutti gli altri giorni di questa settimana io non ci sono, perché appunto ho vari impegni oppure rimango all'università, quindi è infattibile. Quindi appunto oggi era l'unico giorno disponibile, quindi mi devo scapezzare. Però per mia nonna, insomma, questo è d'altro per farla contenta che vada a mangiare lì. Quindi devo seguire questa call di 3 ore e poi ovviamente devo studiare perché ho l'esame a breve. Mi faccia super piacere ovviamente partecipare a questo progetto. Già parlando da 4 minuti, ora io vi saluto. Completo il make up e vado a fare colazione e poi metto il guinzaglio e Ok, ho fatto abbastanza in fretta, 9:31, sono pronta, adesso rifaccio il letto, apro la finestra, vado a fare colazione e porto Stormy giù. Sono scesa di casa, missione del giorno è andare all'UPS a spedire il pacco, cambiare la pellicola nel telefono e andare a fare un servizio al tabacchino. Quindi ora primo step, pellicola. Ok, pellicola del telefono cambiata, non ce la facevo più a vedere quei graffi sulla pellicola. Adesso vado a spedire il pacchetto che ho qui. Mentre qui c'è il mio topolino, ok, sono le 10:04. Ho spedito il pacco, ora vado al tabacchino, faccio una passeggiatina veloce con Stormy, sono le 10:05, alle 11 devo stare all'università, quindi giusto un altro 10 minuti, un quarto d'ora in giro, poi torno a casa, la pulisco e vado all'università. Ma che ho in fronte? Non capisco che mi è uscito sulla fronte, vabbè. Allora, stamattina non dovevo andare, com'è andata? Dopo vi racconterò tutto quello che è successo, sono particolarmente nervosa per l'andazzo che ha preso la giornata, tra l'altro sono andata all'università. Ho anche accompagnato mamma all'IKEA, sono andata a riprenderla, tornando pure dall'università l'ho ripresa e adesso sto correndo a casa, sono andata a mangiare da nonna, sono le 2:05, credetemi ho mangiato in 10 minuti, mi sento quello che ho mangiato veramente nella gola perché ho mangiato velocissimo. Adesso ho questa riunione con appunto le ragazze del programma dell'agenzia perché facciamo parte del programma Female e quindi adesso ho questa riunione di 3 ore. E dovevo essere collegata già da 7 minuti. Dovevo collegarmi alle 2, sono le 2:10. Ho fatto una corsa a casa di nonna, ci ho messo 2 minuti a tornare a casa perché sono scesa alle 2:07. Ah, infatti c'ho il fiatone. Ok, mi sono lavata le mani, ho cambiato i pantaloni perché mi fa schifo sedermi sulla mia sedia a casa, mentre sto così perché sto cliccando le cose sul computer. Dicevo che mi sono cambiato i pantaloni perché mi fa schifo mettere i pantaloni che ho usato dall'università sulla sedia di casa mia. Tra l'altro sembro tipo abbronzata, ma come mai? Boh, vabbè. Comunque adesso sono le 14:16, sono in ritardo di 16 minuti, quindi adesso vi saluto e mi connetto alla riunione perché mi dispiace fare tardi, perché secondo me è un po' irrispettoso, però non è colpa mia, stavo all'università. Ok, non avevo scaricato Zoom. Quindi adesso devo installare l'applicazione perché è su Zoom, di solito è su Teams. Mannaggia. Allora, c'è una pausa di 2 minuti. Appunto sto facendo la riunione ed è un sacco interessante. Non me l'aspettavo così tanto interessante che mi prendesse così tanto. Cioè, è passato 1 ora e mezza perché sono le 3:30 quasi e sono volate. Mi è piaciuto tantissimo, sto pensando anche tanto, insomma, i miei pensieri a me stessa perché stiamo parlando anche, insomma, soprattutto di quello che pensiamo noi. Sto riflettendo davvero tanto, tanto, tanto. Ovviamente riflettiamo non sulla nostra vita ma in ambito sempre social, YouTube, content creator. Ok, ho finito il meeting, sono le 5 meno 5, sono rimasta molto molto entusiasta e adesso vi spiego un pochino che cosa è successo oggi che mi ha fatto uscire fuori di testa. A parte che ho il trucco tipo schifezza, vabbè, noi ci mettiamo anche al sole qui per parlare. Tra l'altro ho deciso di fare questo passo in avanti nella mia vita, di comprare una macchinetta professionale per fare video. Non lo facevo perché non volessi spendere
per questo lavoro, bensì perché con il telefono mi risulta tutto più veloce montare video perché faccio tutto col telefono, quindi riesco a creare più contenuti e anticiparmi il lavoro, proprio perché appunto vado all'università e mettere queste due cose insieme è un po' particolare, un po' difficile. Non voglio neanche dire dove ho messo il telefono perché fa molto ridere. Cosa è successo? Vi spiego con questi capelli da pazza. Sono andata all'università solo per prenotarmi all'appello del 12 aprile per fare l'esame di biochimica, perché praticamente la volta scorsa il professore ha detto: io vi dico che vi ho messo anche quest'altra data prima del preappello, quindi aveva messo due date, 12 e 21. Molte persone chiesero se appunto io ho tempo per pensarci. Lui disse sì, pensateci, poi tornate martedì, ovvero oggi, e ce lo dite, e me lo dite che cosa avete deciso. Chi vuole fare l'esame prima lo fa prima, chi lo vuole fare dopo lo fa dopo. Ognuno decide un po' come gli pare, chi non lo vuole proprio lo fa a giugno. Quindi io ho detto, prima di buttarmi e dire il 12 e sprecare questa possibilità, che appunto posso sfruttare per fare l'esame a metà, quindi fare metà adesso e metà dopo, ho detto ci penso un attimo questo weekend. Mi sono messa tutto il weekend a studiare, non sono uscita. E mi hanno anticipato un sacco di lavoro perché ho studiato tipo fino a una di notte. Di conseguenza oggi ero abbastanza entusiasta perché ho detto dai, forse ce la posso fare, quindi volevo prenotarmi. Dico lì, il professore fa, no, non vi potete più prenotare perché vi potevate prenotare solo quel giorno, quindi tu hai messo 21 e quindi tu vai il 21. Io così. Cioè, nel senso, diamine, mi sono messa a studiare tutto il weekend, non sono uscita per fare l'esame dopo Pasqua e volevo farlo prima, in modo da anticiparmi tutto quanto e passare le feste di Pasqua a studiare altre materie, oppure a rilassarmi un pochino, non passare le mie feste di Pasqua a studiare. Quindi è andata così, quindi non c'ho più l'esame il 12, ma ce l'ho il 21. Tra l'altro, meno male che mi è capitato il 21 perché ha messo un sacco di date, tipo, perché eravamo tipo 63, quindi ha messo 21, 26, 29 e fortunatamente sono capitata il 21 perché non avevo scelto io la data, quindi meno male, sarà perché sono tra le prime dell'appello. Comunque adesso io vorrei, in realtà volevo registrare un contenuto, volevo fare qualcosa perché questo meeting mi ha particolarmente ispirata. Quindi volevo realizzare qualcosa, un video che avevo in mente diciamo di fare. Quindi adesso valuto un attimo un po' le tempistiche perché sono già le 5 e dovrei studiare comunque perché l'esame è il 21, ma devo studiare anche altre materie oltre questa. E quindi adesso valuto un attimo un po' le tempistiche. Quindi niente, sono contenta perché tutti gli impegni che dovevo fare oggi li ho fatti. Molto contenta che sono stanca perché avrei voluto riposarmi un pochino e sdraiarmi. Però vabbè, adesso vedo un attimo se appunto ho il tempo di realizzare questi contenuti. E al limite invece li realizzerò un altro giorno. Allora, io mi sono struccata, ho solo il mascara, sto preparando un po' tutta l'attrezzatura qui. Ciao! E sì, tra l'altro la mia scrivania. Comunque, oggi si realizzare uno shorts e un video per YouTube, quindi bene, vado carica oggi. Adesso inizio con lo shorts, in cui appunto mi devo truccare. Ok, in questo momento si dà all'interno della mia ring light, il telefono tutto storto dentro. Ok, ho realizzato tutti i contenuti che volevo appunto fare, ovvero il video per YouTube e lo shorts. Adesso volevo mostrarvi un pochino di pacchettini che mi sono arrivati ultimamente e farvi vedere qualcosina. Parliamo di Silviax Jewelry. Mi sono conservata anche una scatolina in giro del loro packaging. Eccolo qui, come mi arriva appunto il vostro gioiellino. Arriva anche il panno e appunto ovviamente lo scatolino che lo contiene. Volevo farvi vedere il packaging perché è molto carino, in questa cartone rivestito di similpelle. Molto carino e fa anche una bella figura. Allora vi faccio vedere quello che ho scelto questa volta. Adesso levo i braccialetti e ve li faccio vedere così non vedete il mucchietto e non vi confondete, perché io indosso sempre tanti bracciali. Avevo già gioielli appunto presi da loro, mi sono trovata molto bene, quindi ve li consiglio. Allora, il primo che ho fatto fare è questo qui con scritto Stormy. Da loro lo feci fare sempre uguale con scritto Stormy, però senza il brillantino sulla I. Stavolta mi piaceva metterci il brillantino, quindi eccolo qui, Stormy è il mio cagnolino. Vedete che carino, ho fatto molto bene, anche il font è molto carino. E poi ho preso questo qui che ha un grandissimo valore per quanto mi riguarda, intuibile da chi mi segue un po' di più. Adesso lo spiego anche a chi non mi segue da tanto ed è nuovo, dato che in questo periodo siamo cresciuti un sacco. Ed è questo bracciale qui con queste maglie e ci ho fatto incidere Rossella qui e Luigi. Rossella è mia madre, Luigi è mio nonno che purtroppo è venuto a mancare a novembre, e loro per me rappresentano i miei genitori, perché mia mamma ovviamente, e lui per me era come mio padre,
Di conseguenza ho voluto fare questo bracciale che tra l'altro trovo anche molto, molto fine al polso, appunto con i loro nomi. La lunghezza del bracciale ovviamente è regolabile, scegliete voi la misura, magari vi indico le misure che ho scelto io. Ho un polso piccolino, non so se si capisce, spero di sì, comunque è piccolo piccolo, infatti ho preso la misura più piccola. E oltre a questi due ho scelto anche questo braccialetto che però vi dico la verità non ha fatto una bella fine. Quindi vi consiglio più magari quelli lì perché mi si sono staccati due brillantini il giorno stesso in cui l'ho indossato perché mi si impigliava spesso alle magliette. E qui appunto ci avevo fatto scrivere Marti, questo l'avevo trovato delizioso per l'estate che con l'abbronzatura salterà ancora di più i brillantini secondo me. Appunto ho fatto così col mio nome, volete sceglierlo con i brillantini così argentati, c'era rosa, verde, c'era anche multicolor, quindi con i brillantini avevo un colore diverso. E poi infine una collana con il mio nome, ora ve la faccio vedere. Questa l'ho pensata proprio per l'estate perché ha le lettere abbastanza grandicelle, vedete? Va così. E questo secondo me per l'estate, quando uno ha il collo un po' più libero, senza i maglioni, dolce vita e appunto indossa i top un pochino più scollati, questa secondo me è molto molto bella, tutte le lettere che vanno a formare il nome. Ho trovato ovviamente linkato tutto giù nell'info box anche di Sylvia X Jewelry con annesso codice sconto e codice appunto il link di tutti i prodotti. Fatemi sapere se vi sono piaciuti. I preferiti sono questi bracciali, soprattutto questo perché mi ha proprio riempito il cuore, mi è piaciuto da morire, fatto davvero anche bene. Al tatto anche molto bello, non pesante, non dà per niente fastidio al polso, quindi niente, io vi lascio tutto giù delle cose che ho scelto. Vi ho detto quali sono i miei preferiti e tra l'altro voglio dire una cosa su questa collana, per farvi capire che io non vi consiglio cose di poca qualità. Questa stessa collana io ci collaborai un po' di tempo fa con loro e la presi uguale con le letterine più piccole, c'è della diversa grandezza delle lettere, ecco. Erano molto più piccole. In realtà la preferisco così più piccolina. Questa era un po' più sfarzosa per l'estate. Appunto, fatta così con Noe Martin. E questa l'ho tenuta addosso da quando mi è arrivata senza mai levarla. Infatti, trovate le foto sul mio profilo Instagram con questa collana. Purtroppo, una volta c'era un maglione che si era impigliato. Ho partito il maglione e l'ho rovinata. L'ho rotta. Però è stata colpa mia perché sono stata un animale come sempre. Quindi, appena ho avuto la possibilità di ricollaborare con loro, l'ho presa. Non me l'aspettavo così grande. Però, sinceramente, secondo me, anche con l'arrivo dell'estate è molto carino il fatto che abbia le lettere più grandi. Adesso che ore sono qua? Non mi sono manco accorta, sono le 5:48. Cambio la felpa, mi lavo, così sto bella, tranquilla, pulita e tutto, e mi metto a studiare. Tra l'altro, ho appena finito di fare skincare, quindi ho la pelle bella morbida, idratata. Devo anche mettere a posto la mia stanza perché è un delirio. E volevo farvi vedere anche due cosine che ho preso. Cioè, non è che ho preso, mi sono state regalate, ma da mia mamma e da mia nonna. Prima si chiama era dall'IKEA e le avevo chiesto di comprarmi una candela. L'altra volta ho preso questa qui, di rosa che si sfuma al fucsia, che non volevo usare perché mi dispiaceva, alla fine l'ho usata ed è anche molto profumata. Sinceramente, mi piacciono le candele di IKEA. Stavolta ho preso questa qui con questo vaso rosa civile che mi dispiace davvero troppo usare, anche se è un odore buonissimo, sa di pulito e fiori. Però che faccio? La uso o non la uso? Questo barattolo è troppo carina. Che pizza! Ho detto io comprami le trasparenti così non mi dispiace usarle. Mia nonna mi ha preso una chicchetta da Calzedonia, troppo carini. Mi ha preso i calzini con i fiocchetti. Non vi ricordo, non so se vi ricordate, un po' di tempo fa andavano di moda, infatti io li comprai, però mi si staccarono i fiocchi. Sono troppo carini, non vedo l'ora di usarli. Sono bellissimi, finalmente li ho di nuovo perché mi si ruppero. E poi un emozionante calzascarpe, perché sono malata di questo calzascarpe di IKEA, ne ho tipo 4 a casa e lo uso solo io, perché questo mi semplifica la vita, ve lo straconsiglio. Ho messo il pigiama e so che tipo voi vedrete questo pigiama tipo in 3 video, sembra che io non mi lavi, solo che io quando ho un pochino di tempo faccio un sacco di video, tipo faccio un video un giorno, un altro giorno dopo, un altro giorno dopo ancora, quindi ho questo pigiama tipo da 3 giorni. Però sembra che io ce l'abbia da tipo 3 settimane rispetto a quando voi vedrete questi video, quindi non vi preoccupate, mi lavo. Adesso ho finito di mettere a posto un po' i vari vestiti. Adesso finisco giusto di sistemare la scrivania perché direi che è abbastanza obbligatoria la cosa. E poi vediamo un po' cosa fare per quanto riguarda la biochimica. Comunque dopo il video che ho fatto in cui mi sono struccata mi sento ancora un po' di mascara sotto. Vabbè, poi prima di andare a dormire li controllerò. Comunque, nonostante appunto mi abbiano spostato la prova di biochimica nel mentre che stormi a Baia, ho deciso comunque di portare avanti il mio programma per imparare tutto più velocemente possibile e fare le cose velocemente, in modo tale che poi durante le vacanze di Pasqua non mi intossico ad imparare tutto quanto, ma dovrò soltanto ripetere. Io mi sento sti capelli gonfi qua, boh. Quindi niente, adesso cosa farò? Di biochimica adesso ripeto
l'acqua è bioavvolevole, tutte le proteine e tutte le immunoglobuline e il sistema immunitario. Così vedo queste come sono messa. Dopo che ho fatto tutto quanto ciò, prendo il libro di biochimica e finisco di segnare gli appunti della lezione di oggi, perché ho scritto la maggior parte oggi in classe, mi manca giusto qualche cosa. Quindi continuo a fare il mio schema degli enzimi e poi inizio ad imparare appunto gli enzimi, perché praticamente si deve portare dalle acque alle biomolecole fino a tutti gli enzimi. Il problema è che lui non ha finito di spiegare tutto questo argomento appunto degli enzimi, di conseguenza continuerà fino all'inizio delle vacanze di Pasqua, quindi tipo fino al 12 penso. Di conseguenza appunto si aggiungeranno altre cose, quindi voglio insomma iniziare a imparare, poi man mano che continuerà l'argomento imparerò appunto volta per volta. E adesso rivediamo proteine, acqua, biomolecole e immunoglobuline e sistema immunitario, quindi ci vediamo tra un'ora e mezza, penso, un'ora e un quarto, speriamo di fare il prima possibile, di ricordarmi tutto, ovviamente poi se ci metto di più vuol dire che qualcosa non me lo ricordavo e lo ripeto più volte. Sapete che vi dico che io prima di iniziare a studiare, sono 18:30, mangio la mela e poi inizio. Comunque non mi sono fermata stamattina alle 9, sono stanchissima. Mi sono messa a montare anche il video che ho realizzato prima, perché sono iperattiva. Ok, sono le 7, ho finito di sistemare alcuni contenuti che adesso ho esportato, quindi adesso mi metto a studiare e spero per le 8 e mezza di finire appunto biochimica. Ok, sono le 8:41, sono stanchissima. Dopo facciamo un recap delle cose che ho fatto ora, però vado a cenare che sto morendo di fame. Comunque sì, ho fatto tutto. Ho fatto anche gli appunti della nuova lezione. Cioè, vedete i miei occhi? Sto morendo di sonno proprio. Guardate Stormy che vuole il pupazzo a forma di coccodrillo, come sta là davanti ad aspettarlo. Comunque niente ragazzi, volevo che questo video fosse un pochino più uno study vlog, ma forse non avevo tenuto conto di tutti gli impegni che ho avuto oggi, infatti sono cotta, adesso vi lascio, sono le 21:17 e adesso vado a letto. Adesso mi metto giusto a monitorare un po' la situazione YouTube per vedere come è andato lo shorts che ho caricato oggi, perché non l'ho più controllato. Inoltre ho caricato un video che il video che ho registrato oggi, che voi avrete visto già insomma un po' di tempo fa. Semplicemente dovevo uscire in concomitanza con questo vlog perché l'ho registrato lo stesso giorno, solo che mi ha gasato la fotocopertina, quindi ho deciso di anticiparlo e di pubblicarlo prima di tutti gli altri video che avevo in programma. E anche lo shorts appunto l'ho programmato per il 9 aprile se non sbaglio. Comunque niente, sono cotta. Fatemi sapere, anzi io sto dicendo, fatemi sapere se volete altri video in cui ci prepariamo per l'esame di biochimica, ma penso che ne vedrete sicuramente un altro. E sicuramente comunque dopo questo video, vi avverto, uscirà almeno un super study vlog in cui ansierò per questo esame maledettamente. Niente, vi mando un bacio, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!